Cicloturiste e cicloturisti, benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. Oggi, come avete letto dal titolo, parliamo di Via Francigena in bicicletta. In particolare voglio raccontarvi la mia personale esperienza di viaggio e tutte quelle cose che ho imparato e che dovreste sapere prima di iniziare a percorrerla anche voi. Se siete pronti, andiamoci dentro. Nell'estate del 2021 ho avuto la fortuna di collaborare con l'ente europeo della Via Francigena, che negli ultimi anni ha fatto un ottimo lavoro per farla conoscere ed apprezzare sempre di più. Ogni anno i pellegrini che la percorrono sono sempre di più, ma è anche vero che per la stragrande maggior parte sono pellegrini a piedi. Ma visto che la si può percorrere anche in bicicletta, io l'ho fatto, vi racconterò tutto quello che ho imparato da Calais fino a Roma per circa 2000 km di viaggio attraverso gran parte del continente europeo. E sì, lo so che la Via Francigena partiva da Canterbury, ma col Covid era un casino e quindi sono partito da Calais. Facciamo un brevissimo escursus sulla Via Francigena e sulla sua storia, che nasce circa nel VII secolo d.C. ed era una tratta, una via commerciale che serviva per unire il Ducato di Pavia ai Ducati Toscani, che andando sempre più verso sud avrebbero permesso di raggiungere la Cassia e quindi la città di Roma. Con la caduta dell'Impero Bizantino questa strada commerciale cadde in disuso e in rovina, lasciando il posto a fasci di sentieri, tracce, piste battute dal passaggio dei viandanti. E attenzione, già all'epoca la via non era un percorso prestabilito, cioè non c'era un sentiero unico, ma era più una connessione tra grandi o piccoli centri abitati nel tempo che i viaggiatori andavano a toccare lungo il loro tragitto. Ma se si era perso nel tempo, il percorso come è fatto ad arrivare fino a noi? Grazie a due avvenimenti storici in particolare. La prima è grazie ai diari di viaggio dell'arcivescovo Sigerico, che nel 990, dopo essere stato ordinato arcivescovo di Canterbury da Papa Giovanni XV, tornò a piedi da Roma fino appunto a Canterbury, annotandosi gli 80 luoghi in cui si fermò a pernottare. Attenzione però, si annotò i luoghi dove dormì e non il percorso. La seconda ragione storica è che la Via Francigena è stata comunque in parte utilizzata anche durante il Medioevo e il Rinascimento come via commerciale, quasi come un'antica autostrada, arrivando così fino ai giorni nostri. Ma è infine solo grazie alla fondazione dell'Associazione Europea della Via Francigena all'inizio del millennio che si è creato un percorso a piedi, diciamo ufficiale, che si può trovare sul loro sito. Quindi diciamolo chiaramente, non esiste un tracciato, un percorso storico ed ufficiale della Via Francigena, semplicemente perché nei secoli non è mai esistito. Esistono i luoghi, i paesi dove passa la Via Francigena, ma un tracciato o più tracciati storici, tipo quello del Cammino di Santiago, no, quelli non esistono. Oltre alla storia della Via Francigena, che secondo me è molto interessante da conoscere, da sapere, perché è stata molto importante dal punto di vista storico e culturale per il nostro continente, ci tenevo a fare questa precisazione anche per spiegare perché, se guarderete le tracce del mio viaggio sul mio profilo di Strava, noterete che non è che ho seguito proprio perfettamente la Via Francigena. Ma perché? Questo per due ragioni. La prima è che, ad esempio, in Francia, proprio guardando il sito ufficiale della Via Francigena, non c'è una traccia studiata apposta per le biciclette. È indicata una traccia a piedi, ma seguire una traccia a piedi e seguire una traccia in bicicletta non è la stessa cosa. E diciamolo chiaramente, sì, lo so, potete seguire il percorso a piedi anche in bicicletta. È difficile, ma non impossibile. Fate quello che volete. Ma è anche vero che nel momento in cui sto registrando, dicembre 2022, non esiste una traccia ufficiale per chi viaggia in bicicletta in tutta l'area francese. Basta vederlo dalla mappa. In Svizzera e in Italia, ad esempio, sì, ma in Francia c'è ancora del lavoro da fare. E ma dai dietro che ci vuole seguire il percorso a piedi anche in bicicletta! Al massimo la spingi e fa un po' di sforzo, insomma, su dai, si può fare. Ok, liberissimi di farlo, semplicemente non è il mio modo di viaggiare. Non mi piace viaggiare così. Perché sono a mountain bike con dei rapporti che mi permettono di fare delle salite su sterrato anche ripide e magari improvvise, ok, ce la si fa. Se come me avete una gravel con dei rapporti stradali, non ce la si fa. O meglio, io non ce la faccio, e sinceramente di scendere e spingere la bicicletta su una salita ripida, magari in mezzo al fango, magari in un bosco, magari sotto la pioggia, perché devo assolutamente seguire un percorso che di storico in realtà non ha veramente nulla e non ha niente di antico, di verificato, ed è frutto di convenzioni nate pochi anni fa, solo perché è un percorso che è un pellegrinaggio, quindi devo soffrire, devo impegnare, devo... No,
Semplicemente non fa per me. Ok, ma quindi che si fa? Si sceglie bene la traccia da seguire in base alle proprie capacità e si sceglie bene anche la bici, ma parleremo magari dopo di quello. Riassumendo la mia esperienza per quanto riguarda il percorso in Francia e anche alcuni tratti in Svizzera e in Italia, dove non ho voluto seguire il percorso a piedi o anche il percorso in bicicletta, è che alla fine ho improvvisato. Ma me la sono cavata lo stesso e soprattutto me la sono goduta assai. Quindi le tracce del percorso che ho seguito io le trovate sul mio profilo di Strava, come trovate sul sito e sull'app della Via Francigena le tracce più ufficiali del percorso in bicicletta, tranne, vi ricordo, la parte francese. Ci sono tanti pezzi gravel, sterrati, in alcune parti asfalto, ma per la maggior parte si tratta di un percorso lontano da grande città o da zone trafficate. Per dirvi, la città più grande che incontrerete lungo la Via Francigena è Reims in Francia, che comunque conta meno di 200.000 abitanti, quindi non c'è il rischio di stare in mezzo alle macchine al traffico, ecco. Ah, giusto, a proposito di traffico, tra l'altro, raga, pedalare in Francia e in Svizzera è di una sicurezza totale. Scordatevi, se non l'avete mai fatto, che sia come pedalare in Italia. Mantengono le distanze, rispettano i ciclisti, anche in città ci sono molte più piste ciclabili, c'è un rispetto verso il ciclista, verso l'utente debole della strada, perché noi siamo utenti deboli della strada, che fa pensare, quantomeno fa pensare. Quindi se vi state domandando, ah, ma è sicuro pedalare in Francia? La risposta è assolutamente sì, molto ma molto più che in Italia, anzi non è nemmeno paragonabile il rispetto che c'è lì. A me personalmente piacciono tanto le città e mi piace scoprire la loro storia, visitare le chiese e i luoghi più interessanti. In questi quasi 2000 km mi sono piaciute tante città, su tutte Reims, che già conoscevo, e poi Bar-sur-Aube, Laon e Langres, città e paesi medievali che magari non avete mai sentito neanche nominare, ma wow, bellissime. E poi sempre in Francia, andando verso sud, Besançon, Ornan, poco prima del confine con la Svizzera. Nel paese elvetico poi non c'è tanta strada da fare, ma Losanna mi è piaciuta davvero moltissimo, e anche tutti i paesini che si affacciano sul lago di Losanna. E poi, beh, in Italia Aosta, molto molto bella. E poi Lucca, raga, io non c'ero mai stato, ma quanto è bella. E poi Siena, sempre tanta roba, Buonconvento, San Quirico d'Orcia e Radicofani in Toscana, mentre nel Lazio Montefiascone, Vetralla, Capranica e Sutri mi sono piaciute davvero moltissimo. Paesaggisticamente poi si passano luoghi semplicemente fantastici. I posti che mi sono piaciuti di più sono la zona dello Champagne, poco fuori Reims, e poi le prealpi francesi dopo Besançon, mentre in Svizzera sicuramente la Route de la Corniche sul lago di Losanna e la salita al passo del Gran San Bernardo, che è stata veramente molto emozionante. Non per fare i nazionalisti, ma in Italia invece la lista è lunghina e si va da tutta la Valle d'Aosta, che mi ha rubato il cuore, ci devo assolutamente tornare, per poi andare in Toscana, che vabbè, dai, devo anche specificare che il Senese e la Val d'Orcia sono semplicemente illegali. Parliamo ora del metro, perché la Via Francigena è molto lunga e si va dal quasi nord Europa a Roma, che insomma è l'Europa del sud. Sono 2000 km e il meteo è molto variabile e varia ovviamente a seconda della zona che attraverserete. Quindi non starei a focalizzarmi tanto sul meteo, vi basti pensare che io sono stato anche un po' sfortunato, perché sono partito a fine giugno circa e ho beccato delle giornate in Francia, proprio verso Calais, dove c'erano circa 10-12 gradi e faceva freschino. Ho beccato anche la pioggia, quindi il meteo dipende molto. Poi in Francia in estate comunque fa caldo, il passo del Gran San Bernardo sono più di 2000 metri, quindi ci vuole anche un'attrezzatura giusta, più per la discesa che per la salita, dove magari vi scaldate e fate un po' di sforzo fisico. Quindi bisogna stare attenti a che cosa portare con sé, ma magari questo lo vedremo anche dopo. Ok, ma in generale la Via Francigena è impegnativa, cioè è alla portata di tutti? Fisicamente devo dire non tantissimo, anche una persona, diciamo, mediamente allenata potrebbe affrontarla tranquillamente, magari una persona con poco allenamento dovrà utilizzare un e-bike, però anche è vero che specialmente in Francia non avremo mai dei dislivelli impossibili da affrontare, a parte un po' nella Route du Champagne e per arrivare a Pontarlier prima del confine, ma sono sempre tratti molto brevi e fattibili. Ecco, la cosa più impegnativa di tutto il tracciato è ovviamente il passo del Gran San Bernardo. Io ci ho messo un po' a farlo e non è stato facile, soprattutto nell'ultima parte dove si fanno 600 metri di dislivello tipo in 4 km, che insomma non è poco. Ma piano piano e con i miei rapportini stradali e non da scalatore l'ho portata a casa senza mai scendere a spingere. Grande orgoglio. Anche in Italia però non scherziamo con i dislivelli, soprattutto il passo della Cisa, che in estate col sole che picchia e il traffico tipo quello del giorno di Ferragosto, come ho fatto io,
Insomma, è impegnativo, però si può fare, con calma si può fare. In Toscana poi abbiamo anche la celebre salita Radicofani, che è molto molto croccante, specialmente se la fate su sterrato, e in zona Siena, San Miniato, Val d'Orcia, che insomma, ci sono delle salitelle belle tostine, ecco, non lunghissime, ma tostine sì. Nel complesso non stiamo parlando di un dislivello impossibile da fare, circa 15.000 metri su 2.000 km. Sì, ce n'è da fare, però se vogliamo anche molto concentrato in alcune salite, come appunto Gran San Bernardo, la Cisa e Radicofani. Nel complesso, secondo me, è abbastanza fattibile da tutti. Il mio consiglio è di controllare per bene le tappe che andrete a fare, magari se ve le volete suddividere, prima di partire e di conseguenza scegliere per bene la bici e l'equipaggiamento da portare con voi. Perché se portate troppa roba, insomma, il peso extra ve lo dovete portare. E sì, questa cosa di controllare bene la bici e attrezzatura la dico ancora una volta, perché lo so che arriveranno i commenti: ma mio zio l'ha fatta con la bici da donna, da città, invece no, questo mio amico l'ha fatto con una bici ragno della Bianchi in ghisa, io l'ho fatto con lo zaino sulle spalle impennando sulla una ruota, non lo so come lo fate. Fatelo come volete. Se invece siete come le persone normali che vogliono farsi la Via Francigena godendosela, perché magari è la loro vacanza in bicicletta e non volete fare un'impresa sportiva, ne parliamo con calma sulla scelta della bici nel prossimo blocco. Se per adesso questo video vi sta piacendo, mi raccomando, lasciate un bel pollice in su ed iscrivetevi al canale. A voi non costa nulla, per me fa una grande differenza. Ok, parliamo di bici. Qual è la miglior bicicletta con cui affrontare la Via Francigena? Dipende. Questa è una domanda a mio parere un po' incompleta, perché prima bisognerebbe decidere che tipo di viaggio si vuole fare. Voglio fare un viaggio sportivo, magari anche veloce, con poco bagaglio, poca attrezzatura, viaggiando leggero? Allora in questo caso la scelta migliore secondo me è una gravel caricata in bikepacking. Voglio invece fare un viaggio rilassato, magari godendomela senza fretta e viaggiare comodo? Allora in questo caso io l'affronterei con una mountain bike front, magari caricata con un portapacchi posteriore con le due borse laterali. Ovvio, lo so che non tutti hanno più biciclette, magari ne avete solo una, però se avete la possibilità di scegliere, insomma, a seconda del tipo di viaggio che volete fare, io mi orienterei su una o su un'altra tipologia di bicicletta. Il mio consiglio è quindi di non avventurarvi sulla Via Francigena con una city bike, magari con dei rapporti un po' sgarruppata, arrangiata alla buona, oppure con una bici da corsa, perché c'è tanto sterrato. E sì, lo so che tu l'hai fatto con la bici da strada la scorsa estate, Michele, ok? Non scrivemelo qua sotto nei commenti, ti prego. Se potete, gravel oppure mountain bike o anche una bici da cicloturismo, andrà benissimo. Ecco, abbiamo dipanato e abbiamo parlato finalmente di questo, che probabilmente una delle cose che crea più dibattiti, e so che ci saranno tante persone che scriveranno lo stesso qua sotto nei commenti: ma si può fare come si vuole? Va bene, per carità, ognuno fa quello che crede. Questi sono i miei consigli, dettati dalla mia esperienza, poi ognuno fa il viaggio come preferisce. Andiamo avanti e parliamo adesso di attrezzatura. Per quanto riguarda l'attrezzatura e l'equipaggiamento, però dipende anche da che periodo dell'anno, in che periodo percorrerete la Via Francigena. Ho fatto un video a riguardo, che trovate adesso a schermo, dove trovate tutto, ma proprio tutto quello che mi sono portato per viaggiare lungo la Via Francigena in estate in free camping. Ecco, già qui abbiamo magari delle differenze rispetto a chi vuole percorrere magari solo una parte della Via Francigena o farla in un periodo dell'anno ben determinato. Fare tutta la Via Francigena magari significa partire ad inizio estate dal nord della Francia, dove non c'è esattamente la stessa temperatura che c'è in Toscana ad agosto, per esempio. Vorrà anche dire affrontare il passo del Gran San Bernardo a 2500 metri, che anche se è agosto vi assicuro che, insomma, c'è una temperaturina frizzantina. Va valutata bene questa questione. Va valutato bene la scelta dell'equipaggiamento, dipende anche dalla tipologia di viaggio che farete. Perché anche semplicemente se viaggiate con la tenda o dormirete sempre in struttura, insomma, da qui cambia anche la tipologia di attrezzatura che dovete portare. Banalmente, per coprirvi alla sera se fa più o meno fresco, porterete più o meno robe, oppure, insomma, come al solito dipende dal tipo di viaggio che dovete fare. Questo video non può essere esaustivo per tutti, magari però se avete bisogno di qualche consiglio scrivetemelo qua sotto direttamente nei commenti. Se però, come immagino, tanti che stanno guardando questo video vogliono fare solo la Via Francigena italiana, perché alla fine è la parte che percorrono praticamente quasi tutti quelli che vogliono fare la Via Francigena, ok, io ho parlato fino adesso anche della parte francese, della parte svizzera, però
la maggior parte, diciamoci la verità, fa la parte in Italia, che è anche la più bella. Beh, allora direi che la fine della primavera, inizio dell'estate, forse è il periodo migliore di tutti. Tante ore di luce, una temperatura non impossibile, ma soprattutto meno turisti in giro di quelli che incontrerete in estate. Sì, secondo me fine primavera, inizio estate è il periodo migliore di tutti. In altri periodi dell'anno si può sicuramente fare. Tanti la fanno ad agosto, specialmente la parte italiana, perché alla fine abbiamo le ferie ad agosto e si fanno ad agosto. Si può fare, non è impossibile. Bisogna attrezzarsi bene con l'acqua, bisogna stare molto attenti a uscire durante le ore calde, perché a volte in Toscana picchia veramente. È vero che in bici si pedala, magari si sente il vento fresco sulla faccia, però il rischio di insolazione è dietro l'angolo. Però insomma non è che sono vostra madre e sapete come gestirvi quando fa caldo, no? Vero. Ecco, forse anche magari fare passo il Gran San Bernardo in invernale non penso che sia possibile, semplicemente perché è chiuso le bici. Insomma, diciamoci la verità, dipende dal momento dell'anno in cui la volete fare e dopodiché vi organizzate di conseguenza. Riassumendo, se come me volete farla tutta, l'estate è sicuramente il periodo migliore, quindi partire a inizio estate e arrivare nel pieno dell'estate in Italia e morire schiattare di caldo a Roma. Suona bene, eh? Sul sito della Via Francigena e sull'app in ogni caso trovate veramente moltissime informazioni, a partire dalla credenziale, che è sostanzialmente una specie di documento che consente di avere accesso con agevolazioni alle strutture di accoglienza lungo tutto l'itinerario, da Canterbury fino a Roma. Nelle strutture, nei bar e lungo il cammino poi potrete trovare e apporre i timbri che certificano il vostro passaggio lungo la Via Francigena e che, per chi percorre gli ultimi 100 km a piedi o 200 km in bicicletta, consente di ricevere il testimonium, la certificazione dell'avvenuto pellegrinaggio a Roma. Parlando di strutture e di tipologie di accoglienza, ce ne sono di tutti i tipi lungo il percorso, da ostelli a bed and breakfast, alloggi donativi, un po' come ad esempio sul Cammino di Santiago, ecco, per fare un paragone. Trovate l'elenco delle strutture sul sito e sull'app, che secondo me è molto ben fatta, quindi scaricatevela, sarà veramente utilissima durante il viaggio. Per chi invece adora ancora la cara vecchia guida cartacea, ci sono quelle che trovate sul sito della Via Francigena oppure in vendita online e in alcune librerie. Come detto prima, io in realtà ho fatto un po' un mix e ho viaggiato sia in tenda e a volte in strutture un po' di tutti i tipi, dal donativo con religiosi, dove ho fatto la lavanda dei piedi, a resort extra lusso in Toscana. Poi ve la racconto questa, però se posso vi consiglio di organizzarvi per tempo. Questo perché, specialmente in Toscana, ad agosto è il mese un po' più turistico, quindi rischiate di trovare alcune strutture un po' piene. Non sempre infatti è possibile prenotare gli ostelli o i donativi lungo il percorso, anzi, in realtà sono dotati di un massimo di posti e fondamentalmente chi prima arriva alloggia. Ma è per questo che vi dico, ragazzi, organizzatevi per tempo, perché in estate in Italia, lo sappiamo. E questa cosa la ripeto ancora una volta perché la Via Francigena viene percorsa da migliaia di persone, quindi insomma organizzatevi per tempo, fidatevi. Per chi vuole fare percorso in tenda, come ho fatto io, magari non in free camping, ci sono sì i campeggi non ovunque, non su tutto il percorso, ma in realtà sul sito e sull'app non sono segnalati, quindi correrà fare un'altra ricerca utilizzando il caro vecchio Google Maps. E anche qui vi sento dire: ma dai Pietro, è bello prendere, partire, come va, succede, arrangiamoci, siamo pellegrini. Ok, io sono totalmente su questa linea, amo viaggiare in free camping e infatti l'ho fatto in questo modo, ma siccome non tutti viaggiano in free camping e in tanti faranno la Via Francigena durante il periodo di pienone, che è agosto, organizzatevi per tempo. Lo ripeto ancora una volta. Se volete incido un nastro dove lo ripeto 100 milioni di volte, così vi entra in testa, però fate bobis. Per quanto riguarda il free camping, io non è che posso darvi tanti suggerimenti, dovete saper fare free camping. Le mie regole fondamentali sono quelle di mettersi vicino comunque ad una strada dove c'è comunque un minimo di percorrenza, di persone che passano, non mettersi troppo lontani da un centro abitato, magari da delle case che sono abitate, e the last but not least è mettersi non in vista, magari dietro una linea di alberi, magari in un punto dove, diciamo, non si è proprio in mezzo ad una piazza, ma neanche sul ciglio di una strada. Questa è una mia regola personale, però non mi sento in questo video di andare proprio nel profondo su come si fa free camping. Ognuno poi ha il suo approccio, il suo metodo. Mi è piaciuto fare free camping in Francia, specialmente. Sì, ci sono tanti spazi aperti, soprattutto in campagna. Francia non è così popolata come l'Italia, è un territorio molto più grande del nostro, quindi centri abitati sono molto più sparsi, è più facile trovare
aree completamente disabitate. In Svizzera fare free camping, I did it. Una volta, prima del passo del Gran San Bernardo, a Losanna in realtà mi sono fatto ospitare a casa da dei ragazzi fantastici che mi hanno aperto le porte di casa loro e mi hanno lasciato dormire sul divano, è stato fantastico. Però comunque la Svizzera sono quasi 300 km, 250 km tipo, quindi due tappe, massimo tre e le passate. Così come in Italia, anche in Francia e Svizzera, il free camping è tollerato, non è vietato, bisogna sempre distinguere tra bivacco e free camping. Bivacco è consentito alla fine su tutto il territorio italiano, a meno che non sia in una proprietà privata, ma appunto ripeto, in questo video non voglio fare troppo, non voglio parlare troppo del free camping. Ognuno ha il suo metodo di viaggio e se volete comunque viaggiare con la tenda, i campeggi ci sono. Bisogna cercarli perché non sono indicati, appunto, ripeto, sul sito della Via Francigena, però ci sono. Insomma, una valutazione di massima sia per il percorso, il dislivello, il tipo di bicicletta, il tipo di attrezzature, di equipaggiamento e anche per l'organizzazione per dormire, riassumendo, non fa mai male. Sul sito e sull'app della Via Francigena per viaggiare in bicicletta è anche indicato un numero di tappe suggerito, però va anche detto che sono tappe molto brevi, da magari 50 massimo 60 km al giorno, che ok, farla rilassati e godendosela, però sono veramente pochi, cioè rischiate di farli in 3 massimo 4 ore e poi per tutto il resto della giornata cosa fate? Vi girate i pollici? Sarei su un'ottantina di chilometri se non siete molto allenati, oppure anche 90-100 km. Certo, anche lì va valutato bene il dislivello. Come dicevo prima, prendete il percorso, la traccia GPX, la importate in alcuni software come ad esempio Komoot, che io vi suggerisco di utilizzare, e in quel modo potete pianificare tutta la traccia e magari anche direttamente dentro Komoot suddividervela per giorni. Sì, si possono fare 50-60 km al giorno, però questo è veramente per chi ha un livello base, chi non è molto allenato. Il rischio, secondo me, per quella che è la mia esperienza, è ok, poi magari una volta arrivati ci si ferma e si va a fare un giro, ci sono tante cose da vedere lungo la Via Francigena, tanti bei paesi, tanti bei posti, però magari questo si è alloggiate in una città turistica, magari tipo, non so, un San Gimignano, un Siena, un San Miniato. Se invece alloggiate in un bed and breakfast dove non c'è niente, come a volte appunto suggerisce la suddivisione in tappe giornaliere della Via Francigena in bici, cioè, poi cosa fate? Vi girate i pollici e vi guardate nelle palle degli occhi, o guardate il muro se siete da soli, tipo il mio caso, e l'ho fatto in solitario. Oltre all'app della Via Francigena, che vi consiglio assolutamente di scaricare, sicuramente Komoot è un'altra app che io scaricherei e avrei sempre a mia portata. Google Maps, che comunque, per quanto scontata sia, è piena di informazioni, posti dove andare a mangiare, luoghi da visitare, c'è veramente il mondo letteralmente su Google Maps. E poi in Italia non può mai mancare fontanelle.org, che è un'app che vi permette di trovare la fontanella potabile pubblica più vicina, semplicemente con la geolocalizzazione. Per il meteo comunque io utilizzo Windy, che è un'app gratuita, veramente molto completa, ci sono delle funzionalità extra pagamento, però per come è fatta la versione gratis, la versione base è molto molto utile, soprattutto vi aiuta a monitorare il tempo in tempo reale, letteralmente. Io la trovo utilissima durante i miei viaggi in bicicletta. Visto che comunque sarete nel bel mezzo, nel cuore dell'Europa, non ci sono problemi se dovete fare magari un pezzo con dei mezzi, per esempio il treno. Ci sono tante stazioni lungo il tragitto della Via Francigena che appunto non passa nel nulla, passa da tante città e centri abitati sia in Francia che in Svizzera che in Italia, quindi nel caso se volete fare un pezzo in treno, magari anche caricando la bici, si può fare, ci sono treni regionali sia in Francia che in Svizzera che in Italia dove è possibile caricare la bici per fare un pezzo se non ve la sentite. Visto che già so che tanti mi chiederanno come fare ad arrivare nel nord Europa a Canterbury, allora se volete partire da Canterbury il mio suggerimento è imbarcare la bicicletta in aereo e prendere un volo fino a Londra, che da lì non è tanto distante, magari aggiungete un giorno di viaggio, una mezza giornata di viaggio per arrivare a Canterbury. Oppure per Calais, io in realtà per fare il mio viaggio, appunto, che sono partito da Calais, ho preso un treno da Milano ad alta velocità con la possibilità di caricare le biciclette, grande SNCF, promossissima, pagato poco, preso con un po' di preavviso, però l'ho pagato molto poco. E poi da Parigi, io in realtà ho pedalato da Parigi fino a Calais 300 km, dove è successo di tutto, spoiler, rotto telefoni, perso drone, vabbè, poi vedrete nei video, quindi iscrivetevi se non volete perdervi. E in ogni caso poi da Parigi potete arrivare a Calais in treno, se proprio volete partire da Calais. Però anche il tragitto da Parigi fino
anche lei, a parte gli imprevisti, mi è piaciuto. Sono passato da una scogliera in un paesino di pescatori che non avevo mai sentito nominare, Holt, che wow, mi è entrata proprio nel cuore. Cioè, in realtà c'erano i gabbiani che stavano per far cadere il mio drone, però il panorama era bellissimo, su quello non ci piove. E sì, a proposito di pioggia, sì, pioveva, pioveva. Sì. Ok, ok, sicuramente ho dimenticato qualcosa in questo video, ma non volevo neanche fare troppo terrorismo psicologico. È vero che bisogna organizzarsi, l'avete capito, per fare la Via Francigena, però anche è vero che non è un percorso impossibile, siete comunque in Europa, la traccia da seguire c'è, in linea di massima è abbastanza fattibile da tutti, con un minimo di allenamento anche le persone che non credono tanto in se stesse dopo un po' di giorni di viaggio possono arrivare in cima al passo del Gran San Bernardo. L'ho visto fare, ho sentito persone che conosco che ce l'hanno fatta, quindi il mio suggerimento è godetevi questo bellissimo percorso, questa bellissima via che parte da Canterbury, dal nord dell'Europa e arriva fino a Roma, ok, arriva anche fino a Santa Maria di Leuca, però in questo caso ho considerato solo quel tragitto lì ed è veramente bellissimo. Vedrete dei posti pazzeschi, assaggerete dei cibi fantastici. Non ho aperto questa parentesi perché anche lì poi va a gusti, però per quanto riguarda le città da vedere, i panorami, i paesaggi, ah, wow, io ho ancora gli occhi pieni di quei posti e non posso che suggerirvi di farla anche tutta. Tanti, come dicevo nel video, fanno la Via Francigena Toscana, che è bellissima, è di una bellezza incredibile, ma anche la parte italiana, parlo della parte di Aosta, anche la mia pianura padana dove vivo può regalare soddisfazioni ed emozioni e posti belli, però anche i luoghi in Francia dei nostri cugini oltralpe meritano, la Svizzera poi è un gioiello, il lago di Losanna, bellissimo. Insomma, non sto ancora qua a tessere oltre le lodi della Via Francigena, non ha bisogno del mio video per essere promossa, per dire quanto è bella, quindi il mio invito è percorretela, andate a farla, e qualsiasi sia il vostro metodo di viaggio, il vostro approccio al viaggio in bicicletta, godetevela e vedrete che sarà un viaggio veramente, veramente che vi rimarrà nel cuore per tutta la vita. Come vi dicevo durante il video, sono a disposizione nei commenti se avete qualsiasi domanda, dubbio, perplessità. Spero che sia stato abbastanza esaustivo il video, vi ricordo che trovate in descrizione link di approfondimento e soprattutto link al sito della Via Francigena, andateci a dare un'occhiata perché comunque è molto completo. Mi raccomando, iscrivetevi e condividete questo video con i vostri amici che hanno qualche dubbio di percorrere la Via Francigena, magari non trovano informazioni o hanno trovato informazioni contrastanti, discordanti. Beh, spero di esservi stato veramente d'aiuto. Seguitemi su tutti i miei bellissimi social, anche loro li trovate in descrizione. E niente ragazzi, ci vediamo sempre qui sul canale al prossimo video. Buona pedalata a tutti.